Bravo, ti chiami? Gabriele. Gabriele. Non morire in anticipo. Hai allergie particolari? Sei allergico ai crostacei? Perfetto. Questo mi rende più meno resistente a qualunque cosa. Perfetto. Allora, ti chiediamo, per favore... Quante? Ma quante ne vuoi? Quante ne vuoi? Ma mi sembra disinvolto, ragazzo. Already done. Ah, vabbè, allora è facile. Io vedo qualcuno che ride, ma qualcuno un po' meno. Vedo delle Diciamogli cosa ha mangiato. Grilli. Sono grilli, esattamente. Ok, grazie mille per esserti prestato. Allora, io... L'applauso ci voleva. Allora, io ho visto qualche faccia disgustata, oltre che qualche faccia rilassata tra il pubblico. Noi vorremmo provare, in questi 18 minuti in cui vi parleremo, a farvi cambiare un pochino espressione, o perlomeno l'espressione di chi aveva la faccia disgustata. Dici che ce la faremo? Ma sì, dai, in 18 minuti. Però intanto io un grillo per un po' di energia me lo mangio. Abbiamo bisogno di energia. Prendo anche dell'acqua perché le zampette del grillo potrebbero darmi fastidio. Allora, in realtà noi ormai mangiamo insetti in maniera molto disinvolta, come il nostro volontario che ha detto che ci ha svelato che li aveva già assaggiati. Ma è sempre stato così. In realtà io sono abbastanza tranquilla a mangiare quasi qualunque cibo. Giulia, vi devo confessare che un po' meno. Mi ricordo ancora il primo insetto nuovo che abbiamo assaggiato insieme, ha cominciato a correre per tutta la casa per smaltire lo stress. Quindi in realtà il disgusto è una cosa che accomuna tutti quanti, varia da persona a persona sulla base dell'educazione che ha ricevuto e del contesto sociale in cui si è trovato a crescere. Ma vi faccio una domanda. Chi di voi da piccolo ha mai mangiato una formica? Per alzata di mano? Nessuno. Dai. Ah, vedi che qualcuno ammette. Però vi sarà capitato sicuramente. Ma quindi cos'è che è cambiato da quella curiosità che da piccoli, quindi si parla entro i 3 anni, vi ha spinto a raccogliere quella formica e assaggiarla ad oggi? Ma allora, sicuramente l'età, che quando si cresce la società e la cultura che ci circondano in qualche modo ci influenzano. E se da piccoli essere inclusi o no nella società non è così importante, anzi forse non lo è proprio, da grandi invece il condizionamento sociale è quello che proprio ci va a indicare quale comportamento è consono e quale no, ma anche quale cibo è commestibile e quale no. Se non ci fosse questo condizionamento sociale, voi tranquillamente adesso riuscireste a mangiare quella formica dal prato anche da adulti. Cosa succede? Che quindi questo regolamento, questo condizionamento sociale ha fatto sì che in un paese come il nostro, nella nostra cultura, eliminassimo tante cose da mangiare buone, come ad esempio gli insetti. Questa sensazione di disgusto di cui stiamo parlando in realtà va a braccetto con la sensazione di paura. Quando parliamo di bambini piccoli, parliamo di bambini al di sotto dei 3 anni. La stessa disinvoltura con cui sono in grado di mettere alla bocca una formica è la stessa disinvoltura con cui potrebbero camminare sull'orlo di un burrone, perché non hanno assolutamente né la sensazione del disgusto né quella della paura. Quando è che imparano che una cosa non va fatta? Quando quando c'è un'esperienza negativa, quindi cado e mi faccio male, o perché qualcuno mi ha spiegato e mi ha insegnato che quella cosa non si deve fare. Per cui il disgusto e la paura sono proprio due cose che ci vengono insegnate. Ma e a noi italiani invece chi è che ci ha insegnato quindi che gli insetti sono assolutamente disgustosi? Innanzitutto dobbiamo fare un attimo un passo indietro nella nostra storia. In realtà, forse molti di voi non lo sanno, ma greci e romani banchettavano con pietanze a base di insetti e nell'Antico Testamento ritrovate un elenco di insetti dove sono indicati quali insetti erano considerati commestibili e quali no. Tornando invece nel presente, a oggi, in una regione italiana che è la Sardegna, c'è ancora questo formaggio chiamato casumarzu, ovvero formaggio coi vermi, che poi in realtà sono delle piccole larve, che è un formaggio molto prelibato e in tantissime altre regioni italiane ci sono dei formaggi a base di insetti. Ma quindi se io, insomma, non voglio mangiare insetti, basta che evito il casumarzu e sono tranquilla. In realtà noi
li mangiamo anche inconsapevolmente gli insetti. Non siamo in Veneto, però uno spritz l'avrete bevuto tutti nella vostra vita, non ci sono minori qui. Se lo spritz non vi piace, sicuramente avrete mangiato delle caramelle gommose, magari eravate anche quelli che selezionavano la caramella rossa perché è più buona, oppure sicuramente avrete mangiato dello zucchero filato al Luna Park e magari eravate proprio quelli a selezionare lo zucchero filato rosso. Oppure, se non altro, avrete mangiato un gelato o uno yogurt alla fragola. Tutte le volte che io mangio qualcosa di... Tutte le volte che io mangio qualcosa di rosso, c'è il rischio che stia mangiando un insetto. Perché esiste un colorante che arriva dalla cocciniglia. La cocciniglia è un piccolo insettino, è un afide, è un parassita di alcune piante. Se io lo schiaccio rilascia una colorazione rosso carminio. Veniva utilizzata un tempo anche per colorare i tessuti. Come faccio a scoprire se sto mangiando questo insetto? Basterà leggere l'etichetta e se c'è scritto E120 io so che il colorante rosso arriva proprio dall'insetto. Se ci saranno altre diciture, allora vorrà dire che quel rosso arriverà da altri processi, probabilmente sarà stato sintetizzato in laboratorio. Quindi evito il casumarzu, che è buonissimo, evito le sostanze rosse, ho evitato gli insetti. No, non ci siamo ancora. Così. In realtà vi dobbiamo svelare una cosa. Vi faccio un esempio, i fichi. Quando voi mangiate un fico avete un'altissima probabilità di mangiarvi le uova di questa vespa che depone proprio le sue uova all'interno del frutto. E quindi in realtà è come se vi stesse mangiando un vero e proprio ragù di insetti. Oppure pensate al tanto amato vino. Innanzitutto dobbiamo ringraziare gli insetti se abbiamo il vino, perché sono proprio gli insetti che trasportano i lieviti che permettono la fermentazione. Ma alla fine, quando avviene la spremitura delle uve, è impossibile eliminare tutti gli insetti. Quindi alla fine è come se ci bevessimo una spremuta di insetto. Inoltre esiste anche una legge che permette la presenza di frammenti di insetti soprattutto nei prodotti industriali alimentari. Pensate, non so, alle passate di pomodoro che vi mangiate nella pasta al sugo, pensate a spezie come ad esempio la paprika e tantissimi altri alimenti, anche il cioccolato. Quindi, facendo un rapido calcolo, all'anno ognuno di voi circa ingerisce 0,5 chilo di insetto. Quindi, se qua in sala stasera c'è qualcuno che ha fra i 30 e i 40 anni, vi posso dire che 20-25 chili di insetti ve li siete mangiati. Se c'è qualcuno sopra i 50, arriviamo ai 30 chili. Però Giulia, io li vedo sorridenti, ma sani, sì, quindi vuol dire che l'insetto così male non fa. Quindi vi abbiamo in realtà svelato la prima tecnica per abbattere il disgusto, la consapevolezza. Oltre alla consapevolezza però sono necessarie altre informazioni ed è necessaria l'esperienza. Ed è per questo che da circa 3 anni io e Giulia abbiamo deciso proprio di lavorare su questo, quindi di cercare di abbattere le barriere culturali che ci impediscono di mangiare l'insetto o altri alimenti che noi consideriamo disgustosi. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito le nostre competenze molto diverse, quindi quelle di una biologa e divulgatrice scientifica e quelle di una designer, e abbiamo cercato di creare una realtà che potesse portare al largo pubblico questo curioso mondo degli insetti. Inizialmente abbiamo ideato un workshop, dei laboratori per adulti e per bambini, fino a che siamo arrivate a progettare il primo percorso di avvicinamento all'insetto nel piatto, che abbiamo chiamato Ento Experience, ovvero esperienza dell'entomofagia, quindi esperienza degli insetti commestibili. Quindi la prima cosa a cui abbiamo pensato è chi viene coinvolto nel disgusto, i 5 sensi. Qual è il primo dei 5 sensi che ci dà subito la sensazione di disgusto? La vista. Vediamo una cosa che ci fa impressione e quella è la prima cosa da abbattere. Quindi per fare questo cosa abbiamo pensato? In questo percorso di avvicinamento il primo piatto che noi presentiamo l'insetto è completamente invisibile. Quindi o è ridotto in farina o è ridotto in crema, utilizzato per degli impasti. Nel passaggio successivo l'insetto è visibile, ma non si capisce che è un insetto, potrebbe essere qualunque cosa. E solo verso la fine presentiamo l'insetto intero, comunque accompagnato con altre pietanze a noi conosciute e comunque presentato in una maniera che sia visivamente gradevole. E in questo modo si va per step. Inoltre, durante questo percorso raccontiamo al pubblico una serie di aneddoti e cerchiamo di informarli sul perché l'insetto commestibile
perché ha senso parlare di insetti commestibili, perché ha senso mangiarli. Quindi diciamo che di solito dopo il primo assaggio, scoperto che l'insetto è buono, perché sono buoni, diventa tutto più facile. Però magari alcuni di voi potrebbero dirci che ancora non se la sentono, che comunque l'idea di mangiare proprio un insetto li disgusta. Noi abbiamo pensato anche a questo. Un'altra cosa fondamentale quando bisogna superare una barriera culturale è, diciamo, ritrovarsi in un ambiente intimo per fare questa esperienza. Quindi le nostre into experience vengono fatte con un massimo di 10-12 persone che a volte fra di loro non si conoscono neanche. E quindi cosa succede? Che in questo caso avviene un condizionamento, diciamo, sociale positivo e condiviso, dove il primo coraggioso del gruppo che riesce ad assaggiare l'insetto praticamente spiana la strada a tutti gli altri. E si viene a creare quindi un'empatia durante l'end experience che è fondamentale e preziosa, tant'è che una sera siamo pure riusciti a far nascere una coppia. Ma tornando invece ai sensi, oltre al senso del gusto, abbiamo ragionato sul senso del tatto, che è la consistenza, che è un'altra cosa che ci fa molta impressione o che comunque influenza molto il sapore dei cibi che mangiamo. Così abbiamo deciso di fare dei test. Bendando delle persone, gli abbiamo fatto assaggiare una serie di cibi conosciuti e alcuni insetti, senza dirgli cosa, senza svelare l'identità delle cose che assaggiavano. Cosa è successo? Udite, udite, la cosa che ha suscitato più disgusto in assoluto è l'uva passa. Probabilmente per questa sua consistenza un po' morbida. E quindi ci siamo dette, durante l'ento experience non possiamo far assaggiare qualcosa che di consistenza non è gradevole. Per cui ogni volta che presentiamo, il primo insetto che presentiamo intero è sempre croccante. Siccome poi hanno un retrogusto in qualche modo nocciolato, ci si rende conto che è buono e quindi si può passare a degli step successivi. Ma quindi questa sensazione di disgusto che noi proviamo è data solo ed esclusivamente dai nostri sensi oppure anche da un condizionamento culturale? Marvin Harris, antropologo che ha scritto questo bellissimo libro dal titolo Buono da mangiare, ci spiega in un modo molto semplice perché ogni cultura alimentare ha stilato una lista di quello che è considerato commestibile e quello che non è considerato commestibile. Quindi Harris ci racconta che queste culture alimentari non sono altro che il risultato di come l'uomo si è adattato e insediato nel proprio territorio e in base a come si è insediato ed adattato ha scelto questi alimenti esclusivamente per convenienza. Cosa significa? Prendiamo l'esempio della mucca per la religione indiana. La mucca diventa sacra per questa religione nel momento in cui è più conveniente tenerla in vita per i suoi prodotti caseari e per arare il terreno piuttosto che essere macellata. O il maiale per la religione islamica diventa immediatamente un tabù alimentare poiché in passato era portatore di malattie. Per gli insetti è avvenuto il contrario nei paesi occidentali, ovvero che è passato direttamente in secondo piano poiché a noi conveniva allevare animali di grossa taglia. E di conseguenza cosa è successo? Che però noi abbiamo escluso completamente un alimento che in realtà oggi è considerato vantaggioso. Infatti, quando è che si è ricominciato a parlare degli insetti? Pochi anni fa, quando ci si è concentrati sempre di più sul concetto di sostenibilità. Sappiamo tutti che siamo in un mondo in cui la popolazione sta crescendo in maniera esponenziale, quindi conviene ragionare su quegli alimenti che sono più sostenibili. Tra questi ci sono anche gli insetti. Si è parlato tantissimo di insetti perché ricchissimi di proteine, ad un livello paragonabile al manzo. Oltre che alle proteine, però, sono molto completi, quindi non hanno solo proteine, hanno anche vitamine, soprattutto del gruppo B, che troviamo in grandi quantità, per esempio, nelle cozze e nelle vongole. Sono ricchissimi di calcio, a un livello paragonabile al parmigiano, in ferro, molto più del famoso spinacio di braccio di ferro. Sono ricchissimi anche in zinco. Sono ricchissimi anche in grassi, sia saturi che insaturi, di cui per esempio i famosi omega 3, di cui tanto si parla essere ricchi molti pesci.
oltre a tutti e poi anche molti altri micro e macronutrienti. Oltre ad essere molto completi da un punto di vista nutrizionale, sono anche molto ecologicamente sostenibili, perché vi faccio un esempio molto semplice. Per produrre un chilo di grilli, che sono quelli che abbiamo assaggiato prima, si consuma più o meno un litro d'acqua. Per la stessa quantità di soia si consumano all'incirca 2.000 litri d'acqua. Per la stessa quantità di manzo stiamo parlando di 16.000 litri d'acqua. E così possiamo fare un paragone anche sulla quantità di terreno che viene utilizzata, sulla quantità di energia che viene utilizzata per la produzione, e oltre a questo hanno un bassissimo impatto, nel senso che producono molto pochi gas serra nell'ambiente. Quindi a questo punto possiamo dire che oggi mangiare gli insetti diventa una delle tante scelte sostenibili che voi potete fare, motivo anche in più per abbattere questa barriera culturale del disgusto. Noi oggi in realtà non siamo qua per convincervi a mangiare gli insetti o per dirvi che per forza dovrete abituarvi all'idea di farlo, ma siamo qui per non farvi dimenticare che abbattere i propri pregiudizi e allargare i propri orizzonti può permettervi di fare delle scelte consapevoli che possono fare del bene a voi, alla società e all'ambiente. Quindi vi abbiamo detto che fanno parte della nostra storia, che oggi ancora li mangiamo, e che non vi abbiamo detto, moltissime popolazioni del mondo ancora oggi li mangiano quotidianamente. Stiamo parlando di più di 2 miliardi di persone al mondo. Vi abbiamo detto che sono sostenibili, che sono molto completi da un punto di vista nutrizionale. Vi abbiamo detto che esiste la possibilità di abbattere le barriere culturali che ci impediscono di mangiare certi alimenti. Quindi che cosa vi blocca ancora? Se noi adesso ci mangiassimo un altro grillo, vedremmo le stesse facce di prima che... Ma vediamo. Io vedo poco in realtà, ma... Dai, no, mi sembrano un po' meno disgustati. Ho sentito comunque un verso, eh. Qualcuno non ce la fa ancora a sopportare l'idea. Sono buonissimi. Grazie.